Ciao a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua a registrare il video dei regali di Natale e questo sarà anche il primo video ufficiale del 2018. Quindi facciamoci gli auguri per un felice anno nuovo, si spera. Ho ricevuto un po' di cose, alcune le ho richieste, alcune sono state un po' una sorpresa, come sempre. Però devo dire che nel complesso sono molto soddisfatta. Non vi dirò chi mi ha fatto cosa, così, perché quest'anno non mi va. Iniziamo dalle cose delle aziende, diciamo un po' così, perché da Benefit mi è arrivato un pacchetto con tre caramelle. Non so come si chiamano nel tecnico queste caramelle, queste confezioni fatte così, però sono troppo carine. E appunto mi sono arrivate queste tre. Una è con il mascara dei Real, tutte hanno un prodotto e un ciondolino, un bracciale. Poi c'è questa invece di Hoola, eccola qua. E poi abbiamo questa del Professional, sono troppo carine, anche proprio come idee regalo da fare a qualsiasi persona, un parente, un'amica. E poi mi è arrivato questo kit dalla mia amichetta Cleo Toms, che me l'ha gentilmente inviato. Questo è lo Spicy Winter. Ha creato questi tre prodotti per questo Natale. Li avevo visti e mi avevano troppo incuriosito. E appunto all'interno abbiamo, vi faccio vedere se riesco a prenderli, uno shower gel. Guardate che carine anche le confezioni. Ah, e sono tutte con fragranza cannella e vaniglia. Poi abbiamo una sorta di acqua profumata. E questo qui che invece è lo Spicy Kiss Face and Body Balm. Quindi la ringrazio ancora tantissimo, sono davvero buonissime le cose. Io che sono fissata col balsamo di labbra, poi è il top. E ora iniziamo con i regali veri e propri da amici, parenti e da me stessa. Inizio con diciamo le cosettine un po' più piccole, poi andiamo mano a mano crescendo, facciamo così. Il primo che vi faccio vedere adesso, vabbè, ho cercato di rimpacchettarli, è questo qui da Pinky ed è un cappellino troppo troppo carino. Io sono tipo fissata con i cappellini, è davvero troppo bellino davanti a tutto questo, queste pietruzze, super carino, nero classico, sempre giusto. Poi mi è stato regalato questo bracciale, questo negozio che sinceramente non conosco, che è fatto in questo modo qui, è di quelli elastici. Poi questo è stato uno dei regali più carini, più sentiti. Praticamente questa persona che me l'ha regalato è venuta con questo pacchettino e mi ha detto: però non ti aspettare ci siano trucchi perché già ne hai troppi. E quindi ho detto: oddio, cosa avrà mai messo? E guardate se non è la cosa più sweet del mondo. Praticamente c'era questa cornicetta molto shabby chic, fatta così a cuoricina, di quelle che si appendono proprio sull'albero vero e proprio. Io adesso da qualche parte la metterò. E mi ci ha regalato la foto da mettere all'interno della mia nuova nipotina, sarebbe la figlia di mio cugino, che ha 2 mesi, quindi è piccola piccola. Se mi seguite su Instagram magari l'avete anche già vista. Ed è troppo un amore, adesso io ve la farò vedere qui da lontano, giusto così per farvela intravedere, ma non mi va di metterla proprio così. Poi in questo pacchetto che ho richiuso un po' alla cavolo, mi è stata regalata un capo d'abbigliamento. Era un po' che non mi si regalava un capo d'abbigliamento a Natale. Questo qui è di Chiabi ed è una maglia che è molto carina perché è nera, tutta glitter, ha il cutout qui sulle spalle e poi ha tutte queste frangette, davvero bellissima, a maniche così lunghe, ed è di quelle, per intenderci, che vanno messe all'interno magari di un pantalone a vita alta, una gonna, perché sotto sennò rimane un po' così senza senso. Non posso metterla a capodanno perché saremo in montagna, quindi dovrò diciamo così mettere qualcosa un po' più pesante, però è davvero bellissima. Poi questa bustina, e io ho detto: oh mio Dio, cos'è? Perché sapete che è uno dei miei negozi preferiti. E guardate, guardate un po' qui c'era questo ulteriore pacchettino e all'interno c'è una gift card di queste qua di Zara. Vediamo se riesco ad aprirla. Ok, eccola qua. Questa si può usare sia in negozio sia online. Io sicuramente la userò online perché ho già qualche cosa da prendere nel carrello e poi vi farò vedere cosa ci prenderò. Un altro regalo, questo qui è troppo puccioso, vi giuro, un antistress perfetto, è questo portachiavi che però si attacca alla borsa. Guardate che bello, c'ha questa stellina sempre tutta glitter e ha questo pompon che è una cosa morbidissima, con le nappine. E ora passiamo ai regali un po' più
che infatti sono quelli che praticamente ho richiesto io, però dettagli. Allora, prima vi faccio vedere questa qui, che è la piastra GHD, la numero 4, non ho idea di come vadano, però è una GHD, io avevo chiesto con le piastre sottili, perché io le ho già con quelle larghe. Eccola qui, penso sia il modello base, però è stra figa. Adesso con i capelli corti, ne ho pochini, insomma, va più che bene. E questa mi serve sia per fare meglio la parte sopra, perché con la piastra, con la cicciona non riesco mai, e sia per fare i boccoli, perché con questa, vedete, si prende bene e si riesce a fare il boccolino, quello con la piastra. Infatti a Natale me li sono fatti ed è davvero bellissima, mi ci trovo da Dio. Poi io con le GHD in generale. Poi altro pacchettino, abbiamo questo qui di Pandora. Ogni anno sapete che mi viene regalato qualcosa di Pandora, sempre, comunque. Quest'anno, oltre ai ciondoli, mi è stato regalato anche il bracciale, perché l'altro che ho l'ho finito, perché ormai è tutto pieno. E quindi questa è la scatola nuova del bracciale, non si legge niente come sempre, io ci provo ma niente. E questo è il bracciale, ci ho già messo anche i ciondolini. Il bracciale ha questa chiusura qui, c'ha tipo un cuore con tutti i strass, bellissimo. E i ciondoli che mi sono stati regalati sono questi due qui. Uno è quello della Disney, questo vestito qua di Belle, troppo bello. E l'altro invece mi è stato fatto a metà con mia sorella. Infatti è fatto in questo modo, cerchiamo di farvelo vedere. Eccolo qui, e poi all'interno c'è scritto Sister. Eccolo qui, forse un po' si legge. E sono troppo troppo carini, non vedo l'ora di metterne altri. E ora passiamo alla mia ossessione, che finalmente qualcuno ha capito, ha recepito. E quindi me ne sono stati regalati 4. Tre le avevo richiesti, uno non me l'aspettavo, per il semplice motivo che è praticamente, non dico introvabile, però è molto raro, particolare da ricercare. E quindi ho detto non lo chiedo, perché neanche ci si sprecheranno. E invece zitti zitti mi è arrivato, io mi stavo sentendo male. E adesso vedrete. Sapete che da un po' di tempo colleziono i Funko Pop. Se non avete visto il primo video dove io li faccio vedere, ve lo linko, così vi spiego anche bene cosa sono lì. Tra l'altro a breve arriverà anche la collezione aggiornata, e quindi ve li faccio vedere i nuovi aggiunti. Il primo è questo qui che appunto avevo richiesto, che è la nuova versione di Mulan. Guardate quanto è bella, fa parte di questa nuova collezione della Disney. Infatti le ho praticamente tutte tranne questa, perché non mi interessa, e quindi contentissima. Poi, rimanendo in tema principesse Disney, mi hanno regalato questa qui. Io ho la versione normale, e in più mi hanno regalato il Chase. Per chi non conoscesse i Chase, sono praticamente la stessa versione dell'originale, però cambia un particolare, in questo caso il colore del vestito, che è azzurro invece di essere rosa, di Aurora della Bella Addormentata. Quindi anche questo lo volevo troppo, il mio primo Chase in assoluto. Poi, dopo aver visto il film Justice League, mi sono innamorata di questo personaggio, lo volevo a tutti i costi, ed è uno dei pochi che ho bollinati con l'Hot Topic, per chi se ne intendesse, ed è questa qui, Mera. Se avete visto il film e magari ve la siete persa, è l'amica, se così dire, la coabitante di Aquaman, ed è davvero troppo bella. Anche questa, per cercarla avranno fatto un po' di giri, perché è un po' limited. E l'ultima, che è quella che appunto vi stavo dicendo prima, non me l'aspettavo, non l'avrei presa neanche io sinceramente, perché si trova a prezzi un po' assurdi, è lei, l'unica inevitabile, infatti è l'unica in tutti i sensi che mi è arrivata con l'ulteriore scatola, l'incantatrice di Suicide Squad, addirittura bollinata, ma penso questa si venda soltanto bollinata. È una roba tipo assurda, pazzesca, non me l'aspettavo assolutamente. Per chi se ne intende di Funko saprà il valore. E questa qui era uscita in una box esclusiva della DC Comics, e io sono totalmente innamorata, cioè da quando me l'hanno regalata, cioè pochi giorni, la tengo lì nella mia collezione come se fosse davvero un altarino. Grazie, tu sai che me l'hai regalata, quanto ti posso amare. E basta, questi sono stati tutti i regali. Come vedete quest'anno non c'è stato questo granché, però ecco, quest'anno mi sono fatta più autoregali che altro. Se volete vederli, tra l'altro, andatevi a vedere il video, uno anzi dei video precedenti, l'haul del Black Friday. Mi sono regalata troppe cose in più. Ah, non ve l'ho fatte vedere, aspettate, ve le vado a prendere, perché magari non avete visto tutto il vlog. Il mio super autoregalo, ridendo e scherzando, sono state loro, le Speed Trainer della Balenciaga. Per chi non
non le conoscesse ve le faccio vedere, se riesco a aprire questa scatola che è durissima. Sono le scarpe che si vedono praticamente ovunque, fatte in questo modo. Io ho il fettone, quindi fanno un effetto un po' particolare, però sono davvero le scarpe più comode della storia. Hanno superato anche gli UGG e questo appunto è stato il mio mega autoregalo. Mi sono tipo impazzita quel giorno. E basta, that's it. Stavolta ve l'ho fatti vedere tutti. Sicuramente mancano alcuni regalini, alcune cose che dovrò ricevere più avanti, ma magari poi ve li farò vedere. Spero comunque vi siano piaciuti. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto questi regali, dal primo all'ultimo, dal più grande al più piccolo. So che il Natale non è incentrato sui regali, bla bla bla, però ci tengo sempre a farvi questo video perché io adoro vederlo dagli altri, figuriamoci. Sono una sora in piccetta, anzi scrivetemi qua sotto qual è stato il miglior regalo di quest'anno, che può essere non solo un regalo materiale ma anche, non lo so, un viaggio, un parente che vi è venuto a trovare da lontano, non ve l'aspettate, non lo so, qualsiasi cosa. Sono molto curiosa, come vi stavo dicendo. Quindi spero però questo vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere, mettiamo un bel pollicino in su, iscrivetevi se ancora non lo siete e noi ci vediamo a uno dei prossimi video. Io vi auguro ancora un felice 2018 e vi mando un grosso grosso bacio.